Il lungo cammino dei diritti per l'uguaglianza è il tema da cui nasce il libro dell'avvocato Ernesto Maria Ruffini, Uguali per Costituzione, storia di un'utopia incompiuta dal 1948 ad oggi, presentato nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Pescara. L'evento è stato organizzato dall'officina del deputato PD Luciano D'Alfonso insieme all'onorevole di Fratelli d'Italia Guerino Testa e alla Fondazione Europa Prossima in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti di Pescara. La Costituzione ci permette di essere Stato, Nazione, Comunità e di contare anche in Europa, che è un'altra realtà nella quale dobbiamo precisare il rapporto tra diritti e doveri per la cittadinanza europea. Non basta avere adottato la Costituzione, bisogna coltivarla, ricordando l'importanza di un'adesione quasi sacrale al dettato della Costituzione. Io sono molto affascinato dal contribuire oggi nella discussione nell'esaltare sia l'articolo 3 che dispone l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e l'obbligo dell'ordinamento di rimuovere le difficoltà rispetto alla realizzazione dei progetti di vita di ciascuno. E poi l'articolo 97 della Costituzione, dove si precisa quali sono i doveri della pubblica amministrazione. E poi dall'articolo 111, dove si stabilisce il dovere del giusto processo. Oggi ragioneremo anche sul fatto che la Costituzione per l'Italia ha fatto una scelta di rifiutare la guerra come strumento di superamento e regolazione dei conflitti. C'è bisogno di dialogo e di pace e di portare questa spinta anche in sede europea. La prefazione del libro di Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata curata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è proprio un articolo, un capitolo, il capitolo 16 di questo libro molto interessante, che tratta il tema dell'uguaglianza, declinato anche nella sfera politica e partitica, visto come l'evoluzione dei partiti, dal momento in cui nelle democrazie occidentali avevano un ruolo fondamentale di compattezza, di confronto di idee, di opinioni, poi c'è stato il periodo dell'antipolitica, della disgregazione un po' dei valori all'interno della politica, e adesso si cerca con i partiti che da alcuni anni stanno prendendo un po' gli insegnamenti di Schumpeter, come la democrazia rappresentativa sia il futuro, sul riascolto delle istanze dei cittadini, il riascolto delle esigenze che vengono del territorio, e soprattutto la politica deve avere la responsabilità e il dovere di riavvicinare i giovani che da troppi anni si sono allontanati dalla politica.